Ragazzi, Inter Sampdoria live reaction con la luce qui su che mi fa sembrare Gesù, che fa anche rima. Ma ragazzi, ragazzuoli, ragazzuoli, Inter Sampdoria. Allora, le formazioni sono Handanovic in porta, Skriniar e De Vrij in difesa, Dalbert a sinistra, D'Ambrosio a destra. Poi abbiamo a centrocampo Brozovic e Gagliardini. Poi abbiamo Nainggolan trequartista, Perisic da una parte, Politano dall'altra e la punta Lautaro Martinez. Icardi ancora non convocato, ma ragazzi, allora, come andrà sta partita? Non lo so, sinceramente. Eccolo inquadrato Maurito Icardi inquadrato che sta in tribuna, intanto Perisic. Stanno tutti a farsi la foto là, tranquilli, Perisic intanto si scalda, giusto? Bravo, bravo. Ok, stanno per entrare in campo, ragazzi, ci vediamo tra poco. Sono partiti, si comincia, vai così. Ecco, D'Ambrosio non si può guardare. Madonna, D'Ambrosio ogni volta che c'è il pallone mi viene proprio. Mi viene l'asma. Non sa tenere un pallone. Cioè, ogni volta che tocca il pallone bisogna farsi il segno della croce, veramente. Mamma, no! No! Sti palloni di merda persi così a centrocampo, no! Oddio santo quanto li odio, meno male che abbiamo recuperato palla perché l'hanno persa loro. Teniamo il pallone troppo a centrocampo, noi non andiamo avanti, per cui stiamo sempre a fare quei passaggetti del cavolo a centrocampo e perdiamo il pallone. Poi se lo recuperano gli avversari ci partono incontro più tutte le volte. Questo è il problema. Oh! Mi ero distratto 2 secondi, un altro po' segniamo, chi è? Perisic. Sul primo palo, l'ha colpita pure abbastanza bene, però è uscita. Ma so, dai! Ma dai! Ma stavamo in attacco loro, siamo ritornati da Handanovic. È bello! Vai Lautaro! Vai Lautaro! Te lo devi fa! Fai come te pare, lo devi fa! Ma vaffanculo! Non ci credo! Ma un'altra volta sei magnato! Che palle, oh! Però sti gol li devi fa! Non è possibile! Te sei magnato un gol grosso quanto una casa! Quanto una casa! Stavi da solo! Ma Cristo santo, non ci credo! Veloce! Niente, oh! Guarda che no! Invece di andare in contropiede si ferma! Guarda Zhang! Madonna, sembra un bambino di 2 anni in confronto a tutti gli altri, guarda! Sta Zhang qua, Marotta e Zanetti, tutti ultra quarantenni, cinquantenni. Beh no, Zanetti no, cinquantenni, però. Cioè, Zhang in mezzo sembrava un bambino di 2 anni. Corri Politano, corri! Corri! Bello! Vai Perisic! Dai! Da, che lentezza! Va bene, sei ricompattata Sandor. Tira, 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 tira! Mannaggia, alto! No, vabbè, ma io non posso vedere queste cose. Io non posso vedere che stiamo in difesa nostra. D'Ambrosio dà palla a Politano. Politano gli dà palla, ma D'Ambrosio non ci arriva. E regaliamo la rimessa alla Sampdoria. Ma su, dai. Sempre con sti cavolo di cross in mezzo. Quanto li odio io. Madonna santa, se fossi allenatore dell'Inter, ogni volta che fanno un cross, affrustate sulla schiena. D'Ambrosio già si è fatto ammonire. Grande D'Ambrosio, bravo! Io non ho capito che cosa ha Cedric in meno di D'Ambrosio. Qualsiasi cosa, Cedric, cosa ha in meno di D'Ambrosio? Poi io non lo so. Cosa ha fatto D'Ambrosio per meritarsi l'Inter? Io voglio saperlo. Oh, oddio! Madonna, questo è pazzo! Pure Handanovic, mo, si mette. Ma scusatemi un attimo, ma mo qual è il. Io voglio sapere veramente cosa vi dice a voi il cervello quando lanciate lungo per Politano che è alto 1,60 m, no? Se non de meno. Vabbè, no, sarà 1,70 m, ma Cristo, ma perché dovete lanciare lungo? Palla a terra! Bello Politano, bello! Questo è fatto! Questo è giallo, compà! Oh! Oddio! Madonna, se segnava Dalbert a volo all'incrocio, raga, me ne andavo. L'ho vista dentro! L'ho vista dentro! Nainggolan stava a fare un gol della Madonna, l'ho vista dentro! Bella la sponda di Lautaro. Ma da quanto è uscita sta palla? Vediamo. Porco due centimetri dal palo! Un altro giallo!
Ci abbiamo avviato tre cartelli di gialli in 30 minuti, in mezz'ora. No. Dio, grazie che non c'è stato nessuno dietro. Sì, Maradona. Oddio, santo, bravo Nainggolan, bravo. Bravo Nainggolan, bravo, bravo. Bravo Nainggolan. Oh! Ma che sfiga di merda! Che sfiga di merda! Non ci credo! Che sfiga di merda! 99 volte su 100 quella palla entra in porta, no! A lui gli resta sulla linea! Che sfiga di merda, oh! Sì! Sì! Dai, cazzo! No! No! Fallo di scritto, porca puttana! Aveva segnato il che te pareva a te, oh! No, fuori gioco! De chi? De chi può essere fuori gioco? De chi può essere Danilo D'Ambrosio? Messi dei terzini! Ma vaffanculo, va D'Ambrosio! D'Ambrosio, con D'Ambrosio giochiamo in 10! Finisce il primo tempo! Mamma mia, regà, mamma mia, non se può, vabbè, non se può! Primo tempo combattuto, ma noi giochiamo di un male impressionante, di un male impressionante, veramente. Vediamo se il secondo gol, sì, il secondo gol, magari il secondo gol. Vediamo se il secondo tempo andrà meglio, ci vediamo dopo. Ha ricominciato il secondo tempo, vediamo come va. Oh, no, no, state solo! Ecco, Giandanovic ha dovuto fare una parata, Un altro pallone perso a centrocampo, quello che dicevo nel primo tempo, ecco, vedi. Guarda D'Ambrosio che è deficiente. Madonna santa, ma questo perché deve giocare sempre? Ma veramente ce l'ha scritto nel contratto che deve giocare sempre titolare questo? Sempre. Dai. Oh, sì. Ma io non ci posso credere. Ma come ha fatto a non entrare sta palla? Gli è pure scappata, Odero. È la seconda volta che gli scappa e non entra in porta. E che culo, veramente. No, che hai fatto, Politano? Ma questa è pazzia, no. No, no, no. Oddio. Ma che cosa ha fatto Politano? Ma questa... Allora, scusatemi, ma qual è il tuo problema, ok? Politano, qual è il tuo problema quando ti metti a fare un dribbling vicino all'area nostra? Comunque, raga, scrivetevelo sul calendario, annotatevelo sul calendario. Spalletti ha fatto un cambio prima del 60esimo, Cioè, non è da sottovalutare questo per uno che fa i cambi sempre all'89esimo. Scavalca la traversa sulla diversione. Cioè, Andanovic, un'altra, ha fatto un altro miracolo. Dai, su, famolo, vi prego. No, no, l'ho vista dentro. Ma che cazzo? Cosa? Un'altra volta. Un'altra volta. Regalo, ha fatto un'altra volta. Ha tolto Politano un'altra volta. L'unico che ha tirato là davanti. L'unico che ha tirato là davanti l'ha tolto. Dai, su Lautaro. Bravo Lotta, bravo Lautaro, vai. Bello. Non ci credo. E vabbè, allora che Andrea. Cioè, a me mi è sembrata giusta la palla. A me mi è sembrato che Andrea l'ha proprio lisciata. Lisciata completamente. Io muoio, vedete. Non ci è arrivato con un millimetro, però. Porco, due, troppe occasioni mangiate. Bello. Ma che cazzo ha parato. Ma che cazzo... E dai, su! Ma non è possibile! Sì! Sì! Dai! E dai! Chi è? Chi ha segnato? No, vabbè... Ma allora... Cioè, io... Non lo getto, non so se al contrario, raga. Non me ne frega niente. Ma questo... Ma scusatemi, ma... un gol abbiamo segnato. Adesso l'impresa sarà fare il secondo. Che fai, Icardi? Che fai, Icardi? Cioè, figlio, uno dei figli di Icardi si è girato e ha fatto "Sì, papà, sì!" Però Icardi faceva così. Il figlio si è girato "No, no, no, no!" Ma io non ci credo. Ma che gol sono questi? Ma che gol sono presi questi? Non poteva entrare. Cambio più. Ma io non lo so, ma guarda. Ma solo noi riusciamo a prendere sti gol. 2 minuti dopo che abbiamo segnato. Solo noi riusciamo a prendere sti gol.
Solo noi riusciamo a farci pareggiare tre minuti dopo. Tre minuti dopo. Sì, sì, cazzo. Oddio, oddio. E vai, cazzo. E vaffanculo, va. È veramente miracolo, abbiamo segnato due gol. Nainggolan, Dio grazie. Dio grazie che ha segnato Nainggolan. Ma che cazzo ha fatto? Raga, ma D'Ambrosio che si è bevuto nel frattempo, che ha tenuto un pallone in campo che veramente era assurdo. E poi addirittura ha fatto un dribbling. Addirittura ha fatto un dribbling. No! No, 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 no! Madonna, Skriniar si è incazzato come una iena. Ma giusto, incazzati, cazzo! Fagli capire a sti quattro deficienti come devono fare.